Sei pronto a dare la vita per Gesù? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Il Vangelo di oggi ci apre la mente, il cuore e gli occhi. Ascoltiamolo, leggiamo Matteo 14, 1, 12. In quel tempo, al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi». Erode, infatti, aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni, infatti, gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te». Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono ad informare Gesù. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo ascoltato quel brano molto importante che parla del martirio di Giovanni il Battista. Lo riascolteremo proprio in questo mese, alla fine, dove la Chiesa stessa celebra questo uomo di Dio, questo profeta di Dio. Giovanni Battista è una persona speciale, la più speciale, dice Gesù, tra i nati di donna, proprio perché è quel profeta della stessa età, più o meno, di Gesù, che invita, predice la venuta del Messia, del Cristo, alla sua presenza fisica lo indica e la gente, grazie a lui, segue Gesù. Gli occhi di questo profeta vedono realizzata la profezia. Deve venire colui che è chiamato santo, colui che il Padre ha promesso. Ecco, Giovanni il Battista è il profeta dell'Altissimo. È quel profeta che ha la capacità di aprire la bocca, voce di uno che grida nel deserto, ricordiamoci Isaia 40, annuncia, prepara la via del Signore. Anche noi oggi siamo chiamati a seguire questo profeta. La nostra comunità si chiama proprio Giovanni Battista, coinonia, perché Dio ci ha dato questo nome. Tu sarai la voce nel deserto del mondo che aprirà la bocca e indicherà l'agnello, la salvezza, la vera via, la vera vite, il vero pastore, l'acqua viva, la luce vera. Giovanni il Battista ha un compito: aprire la bocca e proclamare la verità. Questo ha fatto con Erode, con quella situazione di illegittimità nel matrimonio, questo adulterio. Giovanni Battista ha aperto la bocca e noi oggi siamo chiamati ad essere testimoni del Cristo risorto, del Cristo vivo. Ecco cosa significa essere martiri, perché il termine martire significa testimone. Oggi tu sei pronto ad essere il testimone di Gesù? Sei pronto ad essere il testimone che indica col dito: Gesù è l'agnello, Gesù è il figlio di Dio? Essere testimoni significa offrire la propria vita. In casa, al lavoro,
nel divertimento, dove siamo, annunciare che Gesù è il Signore, che Gesù è vivo, che Gesù ci ama. Oh Signore, io ti voglio benedire oggi per il dono di questa parola. Grazie perché fai di me un Giovanni Battista. Allontana la paura, allontana le situazioni in cui non ho il coraggio di testimoniarti, di annunciarti ai miei amici, ai miei conoscenti. Voglio essere la voce tua, Signore Gesù, parlare di te, offrire la mia vita, offrire tutto me stesso per te. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan è una domanda provocatoria, ma è una domanda che fa parte dell'essere cristiani. Sei pronto a dare la vita per Gesù? E noi sappiamo che dare la vita non significa morire fisicamente, a qualcuno lo chiede, ma significa aprire la bocca di fronte agli altri, testimoniare, ecco il martirio, che Gesù è vivo, che Gesù è il Signore. Gesù anche oggi opera ancora. Amen. Questa è la grandissima novità del testimone di Gesù. Questo è il nostro compito, la tua missione oggi. Amen. Cari amici, ieri già vi ho accennato che potete vedere tutti i commenti in un unico PDF, un documento dove ci sono i link di tutti i commenti del mese insieme agli slogan. Lo trovate sul Linktree o anche scrivendo qui sotto commenti 24 e vi forniremo il link. E vi do una bellissima notizia, stiamo preparando e allestendo delle nuove location dove fare i commenti del Vangelo del giorno e anche le serate in streaming online. Per questo, per il materiale e per la nuova attrezzatura di cui abbiamo bisogno, vi chiediamo un sostegno. Sul nostro sito, ma anche sul Linktree, troverete una pagina per sostenere queste spese. E noi vi benediciamo per come ci seguite e come provvedete alla nostra comunità e all'evangelizzazione che ogni giorno vi doniamo. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Ti ascolto.